emendamenti, perfetto. Allora illustro velocemente anche i nostri emendamenti. Lei ha 10 minuti, glieli lascio eventualmente se dovessimo sforare. Grazie tutto. Presidente. L'emendamento è numero 1, e aggiungiamo il concetto, come è già stato poi ribadito anche dall'assessore, a noi sembrava che invece nell'ordine del giorno non fosse sottolineato, del fatto che il PRIT deve essere accompagnato anche dalla riduzione e dell'inversione del consumo di suolo, e sottolineiamo il fatto che mentre nell'ordine del giorno si dice che gli obiettivi sono già individuati, noi riteniamo che il documento preliminare sia la base poi per definire nella discussione successiva e finale quali siano le strategie e gli obiettivi. Nell'emendamento numero 2 ci siamo permessi di aggiungere tutta una serie di elementi che sono indicati all'interno del PRIT e che secondo noi vanno evidenziati nell'ordine del giorno. In particolare alcuni di questi sono presenti nel PRIT ma poco sottolineati secondo noi nell'ordine del giorno, e sono la centralità del trasporto ferroviario per lo spostamento di persone e merci, il coinvolgimento del sistema delle imprese nell'attuazione degli obiettivi, i percorsi di partecipazione e condivisione con i soggetti pubblici e privati e con i cittadini, la valorizzazione e il convinto investimento sulla mobilità ciclabile e sull'intermodalità, e il consolidamento di un sistema integrato di mobilità con il trasporto collettivo. Questi sono punti che sono già nel documento preliminare del PRIT e secondo noi vanno ripescati ed evidenziati all'interno dell'ordine del giorno. L'emendamento numero 3, quando andiamo a parlare della necessità di una transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, e l'ordine del giorno dice valutiamolo, no, noi sottolineiamo, noi vogliamo andare decisamente verso questa transizione, e quindi valutare ci sembra poco, noi vogliamo andarci perché è già stato valutato che questa cosa è urgente. L'emendamento numero 4 ancora sottolinea questa cosa che dicevo prima, che secondo noi non appare in maniera sufficientemente importante nell'ordine del giorno, e quindi quello di invertire il consumo di suolo e lo sprawl residenziale delle aree produttive. Poi non li vado a sottolineare tutti, ma quelli principali. L'emendamento numero 6, numero 6 e numero 7 vanno a sottolineare la differenza sostanziale sulla quale ci confrontiamo a livello politico e di indirizzi su quello che è il PRIT, cioè quello delle grandi opere che voi volete sottolineare in continuità col PRIT del 98 e noi non vogliamo portare avanti, perché secondo noi sono uno spreco di risorse e vanno contro quelle cose che insieme auspichiamo, cioè noi insieme auspichiamo di spostarci verso una mobilità ferroviaria, verso una mobilità ciclabile, però nel contempo voi volete portare avanti, e noi no, la Cispadana, la Bretella, la Tibra autostradale, il Passante, il People Mover e il TRC a Rimini Riccione. Noi queste qui chiediamo di stralciarle, e ovviamente su questo sta anche la nostra differenza di visione, anche se su alcune cose, ribadisco, c'è un'unità di intenti e su questo noi lo apprezziamo. L'emendamento numero 8, chiediamo anche qui di sottolineare, di promuovere in maniera particolare la pianificazione diretta allo sviluppo della mobilità ciclopedonale. L'emendamento numero 10 sottolinea il fatto che oltre alla diffusione delle tecnologie dell'elettrico e dell'ibrido va diffusa la rete di punti di ricarica pubblica, e quindi secondo noi va in questa visione, va inserita. Infine l'emendamento numero 11 chiede di sottolineare il fatto che dobbiamo invertire la tendenza al calo nella circolazione ciclopedonale, che purtroppo è stata registrata anche nel documento preliminare, e quindi bisogna incentivare l'intermodalità fra trasporto pubblico locale, ferroviario e la bicicletta, e partendo e incentivando
siccome qui abbiamo parlato del fatto che la maggior parte degli spostamenti è sotto i 10 km, gli spostamenti per la ciclabilità casa-lavoro. Su questo abbiamo visto che c'è un emendamento che accetteremo sul fatto che oltre agli spostamenti casa-lavoro ci siano anche gli spostamenti casa-scuola. Questi per noi sono veramente importanti perché, visto che registriamo che gli spostamenti, la maggior parte degli spostamenti è sotto i 10 km, questi sono pienamente compatibili, se ovviamente realizziamo le infrastrutture e incentiviamo, con la mobilità ciclabile e ciclabile elettrica. Grazie.